ma che spero si convertano. Oggi con amarezza io dico il contrario. Quando ero ragazzo, le famiglie erano cristiane, ora che sono vecchio, 90 anni, le famiglie non sono più cristiane. Prima le legislazioni erano cristiane, non si era mai udito al mondo, nelle costituzioni, che datano dal terzo, quarto millennio avanti Cristo, le più antiche costituzioni. La regione siciliana si riconosce nei valori della pace, della democrazia e del lavoro. Cretini che non siete, ti dico, a chi ha fatto la bozza. Perciò la regione siciliana si riconosce soltanto in questi valori. Non si riconosce nella sua cultura religiosa. La maggior parte della gente è cristiana. Nella cultura religiosa, nella sua gente, non si riconosce in questo valore, che è un valore sociale, perché la religione è un valore sociale, come la cultura, come l'economia, come il lavoro, e non c'è neanche ombra di radici cristiane, di cultura cristiana, ma almeno nominata la cultura religiosa. La religione è un valore sociale, homo religiosus, lo chiamavano gli antichi greci, e ora si vuole misconoscere questo valore proprio dell'uomo, relegare nel privato la religione. Potete relegare nel privato il modo di credere, ma non il credere in una divinità. Quello è un valore dell'umanità, dell'uomo come uomo, perché porta l'immagine di Dio dentro di sé, che reclama la presenza di Dio nella vita individuale e sociale. Cretini che non sono. Scusatemi se io mi lavo la bocca. E questo cretino lo dico a tutti questi che stanno preparando queste bozze negli istituti regionali. Come un bel cretino, voglio dire, Descartes, della Francia, che ha preparato la bozza, e ci insiste, della Costituzione Europea. E sarà cretino Berlusconi se non metterà un poco la sua parola, il suo impegno, come cretino sarà Ciampi, se non metterà tutto il suo, per mettere qualche cosa di Cristo, perché lì il punto cruciale è Cristo, lui è la pietra d'inciampo. Eliminato Cristo, ci mettiamo tutti d'accordo, come Ponzio Pilato ed Erode. Eliminato Cristo, tutti d'accordo, e lui è la pietra d'inciampo. Il Salmo secondo dice: Nolumus, un regnare super nos, i principi della terra, i capi delle nazioni, l'ONU, oppure l'UE, come si chiama, UE, come si chiama, EU, l'Unione Europea, i capi si sono uniti, non vogliamo che colui regni, che colui regni sopra di noi, ma il padre dice: no, questo è mio figlio, prostratevi e baciategli i piedi. Il Salmo secondo si ripete oggi, lasciate e perdonate questo sfogo di un vecchio che se sta andando, ma vuole dire l'ultima sua parola. Io mi ribello a questa situazione, ed è per questa che ho l'amarezza nel cuore e grido, e ogni tanto mi arrabbio, e la rabbia si sfoga nelle piccole cose. Signore, io ti chiedo che questo corso risvegli in noi la fede. La fede
il grande dono di Dio, perché è un dono di Dio, e che questa fede che è costata a Cristo la vita possa rialzare le nostre sorti, le sorti individuali, le sorti delle nostre famiglie, le sorti dell'Italia nostra. Fratelli e sorelle, così come ho potuto parlare, ho parlato, accettate quello che ho detto e diamo così inizio al corso con i due tagli che daremo alle nostre conversazioni, il taglio biblico e il taglio socio-pastorale. Ci affidiamo allo Spirito Santo che farà il resto, ci affidiamo a Cristo che abita dentro di noi. La causa nostra è la causa di Cristo. Vogliamo ripresentare Cristo agli uomini di oggi. Il volto vero di Cristo, che è il volto del Padre, che è il volto dell'uomo. Egli, vero Dio e vero uomo. Fisso lo sguardo su Gesù, vero Dio e vero uomo. Guardando a Lui si recupera Dio, guardando a Lui si recupera l'uomo. Amen.